41,1%. Quando ha capito di avere il risultato al sicuro? È abbastanza tardi, perché dopo le proiezioni abbiamo aspettato i seggi veri e propri, superato in 1000, ma già l'indicazione mi sembrava chiara. E il risultato sopra i 40 era quello che abbiamo cercato, quello che abbiamo chiesto ai marchigiani, siamo fatto veramente un grande regalo, perché quel punto in più, che può sembrare poco, invece significa molto, perché dà pienamente la governabilità alla regione, che ci permette con più forza di realizzare quelle scelte, quei progetti che abbiamo proposto. Uno straordinario risultato viene anche dal Movimento 5 Stelle, che hanno appunto scalzato Spacca. Come commenta? Diciamo, sarà un buon governo questo? Beh, 5 Stelle, ricordiamoci, in questa regione hanno avuto anche il 33%, quindi rispetto a quella cifra comunque è un numero che hanno raggiunto, stati in grado di raggiungere numeri ben superiori. E sì, è evidente che rappresentano oggi un modo con cui si cerca il cambiamento, quel cambiamento cercato attraverso la rottura, la rabbia, la reazione a un modo di far politica che i cittadini non condividono. Noi dobbiamo assumere nel governo invece proprio quelle caratteristiche che vanno incontro ai cittadini, togliendo ogni forma di privilegio, ogni risorsa che viene spesa in più per la politica verrà cancellata, governando in maniera trasparente e partecipata, quindi aprendo i numeri, le porte a tutti quelli che vogliono vedere quello che accade dentro la regione, perché è una dimensione importante della vicinanza tra governo e cittadini, e poi parlare dei problemi. Quindi fatti questi passaggi avremo le carte in regola per confrontarci anche qui 5 Stelle. Segno forte viene anche dalla Lega. La Lega ha cavalcato il fenomeno straordinario dei profughi che arrivano dall'Africa in un numero importante, e i problemi forse più che cavalcarli bisogna risolverli, l'importante è quello che farà il governo nazionale con l'Europa, se riuscirà ovvero a trasformare questo carico straordinario sull'Italia invece in qualcosa di condiviso anche per l'Europa. Questo sia un fatto importante, se uscire da una logica di interesse di singole nazioni in un contesto complessivo, iniziare a fare un ragionamento come se fosse un vero grande paese che si fa carico di problemi con uno spirito di solidarietà. Questo consenso le dà l'opportunità di formare una squadra anche numericamente importante, sia in consiglio e poi in giunta. Che cosa accadrà soprattutto per quanto riguarda la presenza delle donne? Mantengo l'impegno di fare una giunta con 3 uomini e 3 donne, mi sembra un segno oggi del Partito Democratico troppo importante. In più ho sempre lavorato con le donne, devo dire che danno qualcosa in più in termini di capacità di lavoro, di visione, un contributo positivo al governo. Quindi manteniamo quell'impegno, nei prossimi giorni faremo tutti i percorsi con gli alleati, guardando i territori, i risultati, per realizzare questo obiettivo quanto prima e poter partire col lavoro, col consiglio, con la giunta, verso le cose insomma, che vogliamo fare per le Marche. Una vittoria ottenuta grazie a chi? Ma innanzitutto grazie alle tante persone che hanno partecipato, si è andate da fare, a cominciare dai candidati delle liste, ma tanti nel territorio, grazie a quelli che hanno aperto le porte delle loro aziende, se le hanno fatte conoscere con il desiderio che questa competenza, questa conoscenza potesse poi diventare strumento di governo, e così i luoghi che abbiamo incontrato, le amministrazioni che ci hanno accolto, sono state tutte un grande contributo a fare in modo di poter oggi godere di questo risultato e un domani poter usare quei rapporti per il governo della regione. Inizia una nuova storia per lei? Beh, inizia una fase nuova, si è chiuso un ciclo, prima lo ipotizzavamo, adesso l'abbiamo realizzato. Diciamo che i marchigiani da questo punto di vista sono stati estremamente chiari sul desiderio del cambiamento, adesso sta a noi il compito di realizzarlo. Non possiamo tradirli in questo, perché dobbiamo guardare anche a quel 50% che non ha partecipato alle elezioni, che in un governo capace, in un governo attento, in un governo vicino possono trovare le ragioni per tornare a votare.